Buongiorno. Caro Dario, buongiorno. Parlo qui vicino. Allora, sono felice particolarmente di avere Giuseppe Piccioni qui con noi oggi. Giuseppe mi hai raccontato poco fa che viene per la prima volta da regista o anche da giurato, diciamo in qualche veste ufficiale al Festival di Torino, mentre è sempre venuto per fare la fila davanti al Massimo, per vedere i film come spettatore, perché è un nostro spettatore fedele, penso che si riferisca anche ad anni in cui era ancora non regista, in cui ancora non facevi il tuo mestiere. Sì, una volta è capitato anche che ero ancora, diciamo, le primissime armi, ero lo sbarbatello, come si dice. Adesso invece, adesso come vedo, la barba lunga, pure io ho la barba, quindi è difficile scambiarmi per Margherita Bui, che doveva essere qua con noi oggi. Ma meglio che... No. Che per voi era allora, insomma, allora, è vera la cosa, perché se no non la giustificherei in questo modo, perché sarebbe una giustificazione troppo arzigogolata. Cioè Margherita Bui è a Thiene, provincia di Verona. Come? Come si dice? Vicenza, provincia di Vicenza. Mi dicono di Verona, io sono calabrese, per cui proprio... Ma com'è che siete così informati? Perché venite da là. Io ho lavorato. Mi dicono che però, allora ci sono, potrebbero esserci due Thiene o no? No. Qualcuno mi ha detto proprio Verona. La stazione a Verona. Ah, ecco, Mara ci sta spiegando che uno deve prendere il treno a Verona per poter venire a Torino. E non so per quale motivo l'hanno trattenuta, credo mi sia legata al teatro, sta facendo uno spettacolo proprio là, e per non perderla penso che l'abbiano legata al palcoscenico, quindi lei sta piangendo là. Però mi dispiace, perché io avevo voluto la coppia Bui Piccioni o Piccioni Bui. Come? Tornerò con la Bui. Ma devi tornare con la Bui, perché sono due corpi e un'anima sola. Voglio dire, la Bui ha fatto le cose migliori con Giuseppe, e mi sembrava veramente opportuno e giusto che parlassero dello stesso film, anche perché Margherita mi ha detto che è uno dei suoi film più amati. E quindi sarebbe stato un bel duetto, che ci sarà però con Emanuela alla fine del film. Fanno loro un duetto, ogni tanto citeranno la Bui, come avrebbe reagito la Bui di fronte a questa scena al posto di Gina Rolas. Poi Emanuela spiegherai al pubblico, poi anche a me dopo magari in privato, per quale cavolo di motivo l'hanno chiamato Una notte d'estate. Ma qual è il titolo italiano? No, non noi, per carità, non noi, ciao. Ma perché è stato chiamato dal distributore Una notte d'estate, che è uno dei titoli più banali e più anche, non lo so, vuoti che esistano, no? Quando un film non sa come chiamarlo, notte d'estate, notte d'inverno, luna piena, luna calante, insomma, Gloria, poi con Gina Rolans, Gloria, cantata da Umberto Tozzi. Cantata, è una grande canzone, tra l'altro, una grandissima canzone, no? Che all'estero ha avuto un successo immenso, poi, sì, avete portato la colonna sonora per caso? No, non scherziamo, perché il film non è proprio brevissimo, no? Dura più di 223. 123 minuti, diciamo che è talmente bello che se non avessi da lavorare mi fermerei con voi. Grazie, buona visione. Dopo, grazie. A dopo. Emanuele con Giuseppe.